Mancano 24 ore alle 96 ore di palio, ma questo significa anche che oggi è la seconda mattinata di prove regolamentate, una seconda mattinata che prevede quattro prove con cavalli naturalmente ancora che dovranno fare il loro esordio in piazza, ma ci saranno sicuramente dei profili molto molto interessanti. Siamo qui davanti all'entrone e ci sono già i cavalli pronti ad uscire, quindi io do subito, senza perdere tempo, i nomi dei sette cavalli che prenderanno parte alla prima batteria, perché stanno uscendo proprio adesso, perché abbiamo Akida montata da Alessio Vincoletto, poi Amarcor de Mores, e qui c'è una nota importante perché a montarla sarà Selvaggia Pianetti, che abbiamo sentito anche ieri ed era forte l'emozione, l'abbiamo appena vista uscire ora dall'entrone, e poi abbiamo Baby Doll che monterà Massimo Columbu, Volpino da Antonio Mula, poi Tempesta Blu da Luigi Bruschelli detto Trecciolino, poi Dovizia montata da Giosuè Carboni e poi Banzai di Gabriele Pulicheddu. Io non mi perdo più in chiacchiere, passo immediatamente la linea a Claudia Nerozzi e Francesco Ticci. Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, i cavalli sono già sul tufo, qualcuno è un pochino più impegnato. Francesco, iniziamo subito a commentare queste prove regolamentate. Sì, dai, queste sono ovviamente le tappe che porteranno avanti i cavalli o per la prossima tratta o per il prossimo anno. E c'è un cambio di monta su Banzai? Chiavassa su Banzai, ok, che facciamo nota, ha vinto il palio di Fucecchio, esatto, circa un mese fa il cavallo Banzai. Passano sotto a noi, un po' di sgambatura, ovviamente vediamo Selvaggia, poi ovviamente diremo una nota di colore su Selvaggia, ora guardiamola come Fantino in piazza. È l'ultima donna che calca il tufo a oggi, nonostante c'è un po' di storia di donne che calcano il tufo. A San Martino in questo momento invece, Francesco, vediamo Volpino, che è il cavallo un pochino più conosciuto del lotto, perché ricordiamocelo, lo scorso anno era andato in sorta la contrada del Leocorno nel palio di luglio, poi purtroppo per una sfortunata coincidenza non poté partecipare al palio. Sì. Questa mattina sarà appunto Antonio a montarlo. Sì, vedi, succede questo a cavalli, delle volte li mettono dentro troppo in fretta perché magari serve un numero nei 10 e poi pagano dazio, perché Volpino credo è un cavallo come tanti altri, magari l'anno scorso era un po' più disorientato nei giorni del palio e bisogna dargli tempo, ora sembra è come se l'hanno messo un po' in panchina, no? Ora riparti da capo, però esatto, sì. E poi Dario, io credo nel lavoro di Dario, sì, che bene, ecco, cominciano un po'. Io spenderei due parole anche per Trecciolino. Luigi Bruschelli, sì, passa sotto di noi in questo momento, sì, su Tempesta Blu, questa bellissima Saura, una figlia di 29. Sì, tra l'altro, sì. Luigi Bruschelli non faceva le prove notturne dal 2012, quindi insomma è un ritorno importante. Bello, è sempre bello vederlo a cavallo, Francesco. Certo, vabbè, anche queste sono note di colore. Fino a poco tempo fa che lui girava tutta la piazza, guardava, acclamava, ma è un grande eroe, un grande protagonista della nostra festa, si porta la sua cavallina che si è domato e preparato da tempo, riprende le misure e vedremo, ecco, cominciano un po' le andature e passa è proprio Banzai. Questo cavallino ha avuto questo exploit incredibile al palio di Fucecchio per la contrada di Sant'Andrea e Gavino, ricordiamolo, San. Gavino San, esatto, sì. Sta provando San Martino, sempre Mattia Chiavassa. Aumentano un po' le andature anche Massimo Columbu, sì, con Baby Doll. Sì, c'è Giosuè con Dovizia, mi sembra, sì, no? Sì, Dovizia. Anche questa è una cavalla della sua scuderia, positiva. Ecco andatura di Banzai, forzato. Stanno scorrendo abbastanza tutti in maniera serena e fluida. Ecco, Amarcord con Selvaggia passa davanti al Palazzo Comunale, andatura tranquilla, sta prendendo le misure. Sempre Banzai che ora rallenta un po', perché ci dovrebbe essere anche Akida. Con, sì, Akida con il numero uno in groppa Alessio Vincoletto. Sì, sì. Ricordiamola, la cavallina con cui Selvaggia, appunto, Selvaggia Pianetti hanno fatto un gran lavoro, presero questa cavalla che non era, che promotteva un granché, hanno fatto un gran lavoro insieme,
ottenendo la sua prima vittoria in carriera proprio a cavallo e selvaggia lì a Fucecchio. Vabbè, ecco. Selvaggia ha un grandissimo carattere, Francesca, a me è capitato di conoscerla, insomma, sì, sì, è sì. Una ragazza veramente particolare, è bello vederla a cavallo. Sì, sì, vedi, sta scorrendo, ha preso le sue misure, piano piano, con questo cavallo a Marcord Moris, che è un cavallo a suo tempo molto interessante e chiacchierato, che sì, gliela poi da Silvano Vigni, era una società di amici tra Silvano Vigni che decisero di dare questo cavallo al protocollo a Selvaggia, che cercava il cavallo giusto. Va bene, bellissimo fra l'altro questo Marcord, sì, sì. Anche secondo me qualitativo, insomma, il cavallo era molto interessante. Per lui una vittoria quest'anno a Monticiano. Sì, proprio con Alessio Piccoletto. Sì, ho detto, i giovani, io penso tutti o quasi hanno tutti brillato. Hanno vinto la loro corsa, ma anche i cavalli. È stata una stagione veramente intensa, di tanti spunti, e se ne vede anche i risultati, se ne sono visti ieri. Ieri bellissime prove di notte, bellissimi cavalli qualitativi, bellissimi lavori sul tufo, bellissimo tufo. Ecco il tufo, io ho sentito insomma gli esperti, veramente anche il solo rumore degli zoccoli indicava che era veramente perfetto. L'esempio è che tutti gli anni, quando c'è il serio impegno il primo giorno, dopo la seconda batteria, Fantini cominciano a lamentarsi. Che quest'anno poi invece. Quest'anno no, sono tutti contenti. Il tufo a retto, il tufo è questo. Vabbè, vai. Ecco. Ha aumentato un po' l'andatura anche Gigi Bruschelli, eh? Sì, sì, sì. Ecco, anche questa 29 qui, questa cavalla, una cavalla che comunque aveva esordito nei 3 anni, era qualitativa, loro se la sono tenuta poi solo per la costruzione palesca. 29, insomma, per i più esperti, un grandissimo stallone come, sì, come qualità. Sì, sì. Selvaggia di nuovo che sì, sta sì. passando sotto di noi, lo abbiamo detto prima, Francesco, tante le donne che nella storia insomma hanno calcato il tufo, ricordiamo la mitica Rosanna Bonelli, rompicollo, sì, che riuscì a correre addirittura il palio per i colori dell'Aquila nel 1957, poi ricordo personalmente, ma insomma se la ricordano tutti, Claudia Costantino, Susanna Schmidova, mi perdonerete se la pronuncia non sarà perfetta, Eleonora Pieracciani e anche Caterina Brandini, appunto le abbiamo descritte. È sempre bello vedere anche guarda, una ruota rosa. C'è Selvaggia ora che ha aumentato l'andatura, ha fatto scorrere tutti i suoi colleghi e sta scorrendo un po' più con l'andatura per prendersi le sue misure. Bene. Sì, sì, vabbè, è sempre anche bello e affascinante. Ora, a parte prima, anche la mentalità del senese era un po' più chiusa. Però, e poi... Se andiamo a vedere nell'Ippica la mattina a cavallo c'è più donne che uomini, bisognerebbe farsi una domanda. Poi è la vero. Prestazione agonistica ovviamente è molto maschile, che non hanno molto, molto spazi, però bene, non solo nota di colore, ma tanta, fa vedere tanta voglia, tanta passione. E... bene. Ricordiamo benvengo. Anche insomma, figlia d'arte, perché anche la mamma di Selvaggia, protagonista nella tratta varie volte, ha montato anche Uberto, se non mi sbaglio, Francesco, se non vado sì sì fermata. Conosco bene la mamma, si è allenata anche un po' come a suo tempo, sì, sì, ecco, sì. Quando era il palio un pochino più romantico, come dicevamo ieri proprio con Franco, niente, ora hanno rallentato un pochino tutti, vedi stanno passando più sotto sì, di sì, noi il rapporto di scuderia, perché sono i suoi due cavalli di scuderia. Io però spenderei due parole anche perché so che c'è un manager dietro Selvaggia, no ora manager passatemi il termine, insomma, però so che Silvano Vigni qualche dritta gliela sta dando. Ma certo, anche, credo anche più di uno, perché poi oltretutto io la conosco bene, l'ho conosciuta per la rassegna che venne a darmi una mano a preparare i puledri, è una ragazza, la dote di Selvaggia è intelligente. Poi ce n'è anche altre, ma è intelligente, quella è la sua prima dote, allora quando sei intelligente sai ascoltare che devi ascoltare e via. È vero, una ragazza anche molto simpatica, come hai detto te, brillante, quindi insomma è un piacere e sicuramente imparerai, chissà, magari farà strada, chi può dirlo? Vabbè, ora vediamo, però... Anche quali saranno i suoi desideri? Onestamente stamattina devo dire che la giudico come Fantino e mi sembra che è andata bene, ecco, perché se no poi dopo non deve avere un valore aggiunto perché donna, ce l'ha. Ma no, deve essere giudicata come Fantino, al pari. Come Fantino, la sua prima volta che calca il tufo è andata bene. Esatto, esatto. Niente, i cavalli stanno tornando tutti all'entrone, ricordiamo che questa mattina i cavalli sono un po' meno, forse un
comunque devono fare solo esperienza, sono cavalli che non sì. andranno alla tratta di domani. Sì, sì, no, questi sono, devono fare uno step, o perché sono troppo giovani o perché anche se con l'età gli manca nel percorso da fare lo step che poi li manderà successivamente o alla tratta di agosto o al prossimo anno che possono accedere alla tratta. Certo, e per il discorso anche che facevamo ieri, sarà importantissimo essere montata per esempio per una cavalla come Tempesta Blu da un fantino super esperto come Gigi, perché un cavallo giovane chiama sempre un fantino esperto, dicevano una volta i più... Sì, questo è ovvio, scontato, cavallo vecchio ci si può mettere il fantino giovane, cavallo giovane è sempre meglio il fantino vecchio, ma poi credo una cavalla che lui ci tiene molto, se la so fatta, lui aveva bisogno comunque... nella sua carriera di rimettere, come si dice, il sedere in piazza, intanto ora ce l'ha messo, farà vedere che c'è e ha fatto fare il giusto approccio alla cavalla. C'è ed chiedo è scusa Francesco, sì, Pietro, dimmi. Claudia, chiedo scusa, abbiamo Selvaggia Pianetti. Certo. Yeah. Non lo so, è un'emozione che è fuori di testa, aiuto! No, non lo so, è difficile immaginarselo, è difficile prevedere, penso che uscire dall'entrone e arrivare in piazza è... Non lo so, c'è il cuore in gola che ti batte proprio forte. Aspettavi questo oggi per la prima uscita? Ma io cercavo di non aspettarmi niente, di partire con... insomma, cercando di rimanere concentrati su... Boh, cercare di montare al meglio e fare... Hai corso insieme a un re della piazza come Luigi Bruschelli detto Trecciolino, anche questo è un'emozione importante. Sicuramente è un'emozione importante, sì, sì. Ma penso che sia tutto veramente incredibile. Possiamo dire che è solo l'inizio di un percorso. Questo è solo l'inizio, sicuramente è proprio il primo capitolo, direi. Ecco, un sogno realizzato, ma si va avanti, no, nella tua carriera. A voglia. No, è appena iniziato. Grazie mille a Selvaggia Pianetti. Chiedo scusa a Claudia e a Francesco se vi ho interrotto, ma chiaramente era giusto e doveroso sentire anche una protagonista che ha corso per la prima volta nella Gran Piazza insieme a una leggenda del Palio di Siena come Luigi Bruschelli detto Trecciolino, che come appunto stava dicendo Claudia non lo vedevamo alle prove di notte dal 2012, quindi è stato comunque sia importante vedere questa cosa, è anche una cosa molto molto bella.